La vicenda Ciarrapico è grave perché è la dimostrazione che Berlusconi ha una concezione vecchia della politica. Da Padova Walter Veltroni spiega: Fini e Bossi hanno preso le distanze, ma la realtà è che Ciarrapico è rimasto nelle liste elettorali. Il problema è vincere le elezioni, per cui se tu sei proprietario dei giornali, vieni, che ti importa? Non è che io ti chiedo coerenza, ti chiedo di essere democratico, no, basta che tu hai i giornali e va bene. È questa idea della politica che io non riesco ad accettare. E aggiunge: non ci può essere nelle liste di una forza democratica chi rivendica con orgoglio la continuità rispetto ad un regime che in Italia ha significato le leggi razziali, l'occupazione straniera, la dittatura, la guerra. Ieri il cardinal Bagnasco ha invitato a migliorare concretamente le condizioni delle famiglie italiane. Veltroni condivide l'invito e lo raccoglie. Il cardinal Bagnasco ha parlato della necessità di fronteggiare una situazione di impoverimento delle famiglie attraverso un intervento sui salari e sugli stipendi e anche attraverso interventi di sostegno alle famiglie. Io penso che abbia ragione a dire che questo dovrebbe essere un tema sul quale vi dovrebbe essere una convergenza. E stasera a Ferrara ripete: da qualche parte sento ancora parlare di lotta di classe. Il paese è cambiato e il Partito Democratico vuole rappresentarlo. Ecco perché nelle sue liste convivono sindacalisti e imprenditori.